meno che la diseguaglianza non si sia trasferita in altri canali, in altri settori, quindi fa parte delle trasformazioni di cui... Sì, io credo che la tavola dei valori è mutata, la tavola dei valori è mutata. Ma proprio per questo secondo me è anche una questione di linguaggio o di peso delle parole. Prima Strelle diceva alternativa, in effetti è una parola priva apparentemente oggi di significato, ma ha un significato precisissimo, regolare, logico, solo che... Inflazionato, io direi. Ma è sulla gestione della parola che probabilmente il giovane uomo, cioè i giovani cominciano a prendere le distanze, perché alternativa vuol dire differenza, vuol dire cambiamento della normalità dell'analisi, mentre tanto vorrebbe dire cambiamento, più chiaro. Ma chiaramente invece sì, alternativa è come dire alienazione, no? Certamente altre oppure cose nuovi modi diciamo, di Però attenzione, perché per tanto tempo alternativa è stata una bandiera che ha assunto dei significati. Certo, corrono anche le bandiere, ma qualche volta anche liberarsi dalle bandiere, agitarle meno, cantare meno. No, ma secondo me, scusa, secondo me si liberano molto più faticosamente gli uomini politici delle bandiere che tutto sommato, che un popolo, che tutto sommato, come il popolo italiano, vive tranquillamente senza bandiere. Io credo che la definizione che Craxi ha dato è una definizione estremamente chiara, diciamo così, e accettabilissima, perché naturalmente si tenga bene conto che quando si parlava di libertà, nella definizione si parlava anche di uguaglianza, e che non si intende la libertà soltanto come un fatto formale, che è certamente un fatto di libertà, ma che non è l'unica libertà. Cioè noi abbiamo la tendenza, un po' tutti, a pensare alla libertà come fatti formalistici anche, no? Cioè come rituali democratici che sono importanti, ma che se non sono accompagnati da quella carica, no? E da quella possibilità di, no? Di diminuire il distacco con quel quasi, no? Di quel tuo manifesto. Insomma, il socialismo il movimento socialista non ha esaurito la sua funzione nella società industriale moderna, che ha corretto molti tratti della società capitalistica originaria, nel senso della libertà e dell'eguaglianza, ma non li ha esauriti a condizione che si sforzi di capire i problemi della società industriale moderna. Questo è il punto. È un tentativo che credo che tutto sommato perché nessuno storicamente ha una giustificazione valida per l'eternità. La giustificazione di un movimento politico, di un movimento che ha un valore storico, la ricava dalla sua capacità di esercitare, di rinnovare il suo ruolo nella società. Se no, diversamente rimarrà un residuato che si trascina naturalmente nel tempo. Ma se uno non si sforza di capire, il socialismo deve fare questo oggi in Europa, deve fare un grande sforzo di aggiornamento, questo riguarda i socialisti e riguarda in particolare i comunisti. Perché riguarda in particolare i comunisti? Riguarda in particolare i comunisti perché i comunisti provengono da un movimento e da una culla originaria che per le vicende che sono seguite alla rivoluzione di ottobre, a tutte le fasi successive, alla creazione dello Stato sovietico e poi dell'impero sovietico, hanno di fronte una grande realtà. Quindi, siccome loro vengono da quel ceppo, o in quel ceppo stanno, o da quel ceppo si distaccano e si uniscono a coloro i quali pensano che si debba trovare un modo diverso per l'avvenire di prospettare in questo senso l'alternativa socialista, che cosa il movimento socialista nella società industriale moderna propone per il progresso, la sicurezza, la libertà e l'eguaglianza della società, no? Per far procedere le cose in pace e bene. A proposito di sicurezza, e prima tralasciato un argomento che è importante nel programma del schieramento del ricambio di governo, cioè su che basi proporre agli elettori il problema della sicurezza. Ora qui abbiamo aperto questo problema degli euromissili. L'Europa occidentale è sotto il tiro del famoso schieramento dei modernissimi SS-20 sovietici. Abbiamo visto che cosa è successo in Germania. Non sappiamo quanto abbia influito la questione degli euromissili rispetto ad altre questioni perché non esiste una ricerca motivazionale. Il fatto è però che i sondaggi d'opinione segnalavano una maggioranza timorosa o riottosa contro l'installazione dei missili Pershing 2 e Cruise, quelli che dovevano fronteggiare gli SS-20.
Allora che è successo? Che in questa situazione, nelle trattative di Ginevra, i sovietici negavano una sufficiente riduzione dei loro arsenali anche sulla base del seguente argomento. Perché dovremmo rinunciare a ciò che abbiamo già in cambio di ciò che voi non avete e forse non avrete mai, dati questi movimenti? Ora, dopo la vittoria dello schieramento del cancelliere Kohl, forse qualche cosa si muoverà a Ginevra. Io vorrei collegare questo dato di fatto a un accenno di Craxi al congresso socialista, comunista. Ha detto, bisogna negoziare, naturalmente, noi non siamo per gli armamenti a tutti i costi, cercare di raggiungere un accordo a Ginevra. Mi sembra che nella sua replica Berlinguer abbia interpretato questa frase come l'indicazione, il suggerimento di una trattativa senza termine, cioè praticamente una condizione sospensiva senza fine e praticamente un disarmismo unilaterale. Ma se fosse così, i sovietici potrebbero riproporre il loro argomento, cioè perché dovremmo rinunciare a ciò che abbiamo già in cambio di ciò che voi non avete e forse non avrete mai? Qui credo che sì. La parola di Craxi sia quanto mai attesa. Sì, no, io sono dell'opinione, l'ho ripetuto tante volte, l'ho ripetuto anche al congresso comunista, che questa è materia sulla quale bisogna negoziare con pazienza e con prudenza, perché è materia esplosiva, perché bisogna sempre porsi di fronte all'alternativa, che cosa succederebbe nel caso in cui il negoziato sugli euromissili fallisse. Se non si trovasse un punto di accordo ragionevolmente accettato ed accettabile da entrambe le parti, che cosa succederebbe? Questa è la domanda che bisogna sempre porsi. Quindi bisogna negoziare seriamente. Erano insorti dubbi sulla volontà dei negoziatori e questa va sperimentata con pazienza, esplorando tutte le alternative possibili nell'ambito di questo negoziato, perché è molto importante, perché se si riuscirà a raggiungere un accordo su questo, sarà più facile poi raggiungere accordi su altro ed effettivamente modificare la tendenza alla ripresa incontrollata, no, della corsa agli armamenti. Il superamento reciproco. Che insomma è stata la caratteristica, in particolare l'Unione Sovietica nel corso di questi anni, no? Ci si è dedicata con particolare cura. Allora il negoziato ho aggiunto per tutto il tempo necessario. Questo non significa che si debba negoziare all'infinito, per esempio ci sono dei negoziati a Vienna che sono sull'armamento convenzionale, che sono in corso da 9 anni e dopo 9 anni ancora non si sono messi d'accordo sul numero dei soldati che ha all'est e che ha all'ovest. Le commissioni che sono in Corea nord e sud, che sono sulla linea. Prima di fare... Che significa che non c'è una gran volontà di arrivare. Io non sono per un negoziato a tempo indeterminato, sono per un negoziato a tempo determinato, ma per tutto il tempo che ci vuole. Questo significa, chiedo scusa, prima di fare il nostro consueto break, questo significa che se Ginevra non arriva a una soluzione entro il 1983 bisogna sospendere l'installazione dei missili nucleari, bisogna procedere all'installazione dei missili nucleari per esempio in Italia a Comiso? No, noi siamo in questa situazione in questo momento. L'Unione Sovietica sta producendo, credo, un SS-20 alla settimana, se non vado errato. Quindi continua tranquillamente a produrre questa nuova serie missilistica, che sono di missili sino ad oggi installati sul teatro europeo di qualità superiore, diversa e superiore ai sistemi missilistici occidentali presenti in Europa. L'Unione Sovietica in questo momento continua la sua produzione. Da parte occidentale si stanno predisponendo le basi per l'eventuale installazione di missili. Questa è la situazione come si presenta, quindi non ha senso questo che ci viene chiesto, visto da Berlinguer, di dire dobbiamo sospendere la preparazione delle basi. No, perché? Bisogna prima dire all'Unione Sovietica, che ha già installato i missili e continua a produrli. No? Non nemmeno più, fermati. Allora il problema è, secondo me, deve è di incoraggiare in ogni forma e con una pressione adeguata il negoziato a procedere. Poi, ma scusa una cosa, a un certo punto valuteremo la situazione del negoziato, perché siccome esistono alternative possibili di soluzione, noi chiediamo che l'Italia, la quale
interessata a questa questione, l'Italia farà valere il suo parere sia sull'andamento del negoziato, sia sulle possibili soluzioni, sia sugli ulteriori sviluppi e le conseguenze che ne possono certamente derivare. Certamente l'installazione di missili dei Pershing a Comiso non è che facilita. No, Pershing sono cruiser. Cioè cruiser, sì, scusa. Dobbiamo purtroppo, scusami Renato, dobbiamo fare un attimo di interruzione, riprendiamo però questo discorso che è molto interessante tra un momento. Lasciamo lo spazio alla pubblicità. Spostato il discorso su questo. Riprendiamo subito questo discorso molto interessante, forzatamente interrotto, ma non che ci siano alternative, che ci siano alternative varie all'interno di questo negoziato, lo dice la stessa amministrazione americana, gli esperti lo dicono, io non sono in condizione di valutarle le alternative, ma so che si discute attorno ai punti, no, di equilibrio possibili. Rispondete che se c'è la buona volontà, se si ragiona seriamente, l'accordo si può trovare. Nessuno di noi è in condizione di valutarle. Adesso è un po' presto. Questo è il male, che nessuno di noi è in condizione. Io direi che è una delle cose più tragiche. Beh, molte sono cose molto tecniche. Certo che sono cose molto tecniche, ma a certi livelli. Parlate uno alla volta, per cortesia. Noi dovremmo essere un pochino più informati. Bisognerebbe allora spiegare che cosa sono gli SSV. Allora, il generale Gaulois, che è il massimo specialista francese di armi atomiche, in un'intervista al Nouvel Observateur e poi in vari documenti, ha spiegato che si tratta di missili a testata tripla, a base mobile terrestre, mentre le famose missili francesi e inglesi sono a base marittima o aerea, che con molta minore precisione, dotato ciascuno di 3 testate nucleari, che raggiungono in pochi minuti l'obiettivo e dotati di una precisione tale, direi quasi chirurgica, che secondo Gaulois, con questi SS-20 già installati, sarebbe possibile distruggere l'intero esercito tedesco, l'intera Bundeswehr, diciamo in termini di comandi, infrastrutture, concentrazioni di armi, depositi, eccetera, senza sfiorare nemmeno le truppe di garanzia americane stanziate in Germania e senza sfiorare le città, perché potrebbero essere benissimo armate le testate di atomiche di un solo chilotone anziché di 150 e magari anche pulito. Tanto per fare un esempio, può essere distrutto Fiumicino senza, può essere distrutto Fiumicino senza che Roma se ne accorga. Allora, l'indomani di questa operazione chirurgica di estrema precisione, fatta in pochi minuti, i sovietici potrebbero mandare a Washington un messaggio telex con questo test: abbiamo disarmato, è l'ipotesi che fa Gaulois, il vostro maggiore alleato, adesso diteci voi che cosa potete fare. Morti, dice Gaulois, poche migliaia, l'America non potrebbe reagire, gli europei non difficilmente reagirebbero, avremmo una situazione, diciamo, addirittura drammatica, diciamo, di soggezione. Questo è il problema degli SS-20. Gaulois dice, noi non potremmo mandare è indifferente bersaglieri. L'idea che poi, non è importante che poi questo avvenga o non avvenga, basta la semplice possibilità che questo avvenga, scusa, per avere un'influenza. Ecco. No, io devo capire una cosa, ma secondo te questo problema lo elimini con la trattativa? Con una trattativa fondata su un timore sovietico che dall'altra parte siano schierate armi. Se i sovietici non hanno questo timore, vedo perché dovrebbero rinunciare alla loro sovranità. Secondo me il problema è un ragionamento molto pericoloso il tuo. Si tratta il problema è che la trattativa vada avanti e che si riesca a ridurre a questa parità. In un primo tempo questa parità di armamenti, io non sono un esperto conoscitore del generale Gaulois, come si chiama, eccetera, conosco solo le coque Gaulois, conoscevo un tempo. E le sigarette Gaulois. E le sigarette Gaulois, che non fumo più. E il teorico della forza di frappe di De Gaulle. Forza di frappe. Ma il problema è questo, che se noi aumentiamo gli armamenti, se l'Occidente aumenta gli armamenti per controbilanciare questo, ci sarà sempre una corsa al sorpasso, che è la cosa più pericolosa che esista. Quindi la cosa più importante è condurre la trattativa con onestà e con spirito veramente di pace. La collaborazione del Partito Socialista è molto importante. Sì, però vedi, il problema se è questo. Insomma, la storia, voi mi insegnate, che ci racconta che ogni qualvolta uno Stato ha avuto sul suo rivale o sul suo vicino
una supremazia militare, te l'hai mangiato, raramente ha rinunciato o ha resistito alla tentazione di far valere, allora, almeno non di usarla, di far valere la supremazia. Come dice Ronchei, allora io sono contro la supremazia militare dell'uno sull'altro, solo perché si raggiunga un equilibrio in Europa. L'equilibrio con l'installazione degli SS-20 si è rotto, perché l'Occidente accettava il forte squilibrio nelle armi convenzionali tra est e ovest a favore dell'est, purché si mantenesse l'equilibrio nucleare, e quindi calcolava, siccome gli equilibri non sono mai misurati al millimetro, sono sempre approssimativi, sono sempre affidati ad un calcolo approssimativo, si diceva siamo inferiori dal punto di vista delle armi convenzionali, ma c'è un equilibrio atomico. Rotto l'equilibrio nucleare è sorto il problema. Poi la cosa più curiosa è che il problema lo pose il cancelliere tedesco, leader della socialdemocrazia tedesca, questo problema pose, dicendo noi vogliamo... avvertiamo questo squilibrio, l'Europa c'ha il problema della sua difesa. Il negoziato è questo, ristabilire, trovare una forma compensativa, qui nasce poi il problema, come? Tecnico. Come arrivare a stabilire approssimativamente, insomma, un certo equilibrio che le parti considerino, nella presunzione che la guerra non è alle porte, no? Che considerino un equilibrio accettabile. No, ma senti, Bettino, te mi devi, sei un politico, mi devi... Ma tutto questo presuppone che l'Unione Sovietica sia un nemico. Ecco, è un nemico l'Unione Sovietica. Ecco, no, questo comporta un'altra domanda. Io penso, l'ho ripetuto altre volte, che noi non siamo in questo momento sotto la minaccia di un'invasione barbarica, di un'invasione sovietica. No? Non c'è questa minaccia che ci proviene dall'Unione Sovietica. Però c'è da chiedersi la ragione per la quale l'Unione Sovietica. Per esempio, per quanto riguarda l'Italia. Da noi in questi anni l'Unione Sovietica ha avuto principalmente grandi crediti. Noi nel corso di questi anni siamo stati grandi creditori dell'Unione Sovietica. Certo. Senza i nostri beneamati quattrini a tassi di grande favore, l'Unione Sovietica non avrebbe costruito né la fabbrica delle automobili né tante altre cose. Né i missili. Quindi grandi prove di amicizia verso l'Unione Sovietica. La socialdemocrazia tedesca, negli anni in cui è stata al governo, ha sviluppato addirittura la cosiddetta Ostpolitik, cioè la politica di apertura, di comprensione verso l'est. La domanda è questa, non va posta a noi. È nemica dell'Unione Sovietica l'Europa occidentale? Per quale ragione l'Unione Sovietica ha sentito il bisogno di installare una nuova serie missilistica in Europa, puntata sui paesi europei, superiore qualitativamente a tutte le armi nucleari presenti in Europa? Forse io perché mi sono sempre fatto? Chiesto questo. Perché l'ho fatto? Ma perché io non sono mai riuscito ad escludere dall'Unione Sovietica un destino comune, anche se apparentemente, metodologicamente diverso con l'America. Per cui evidentemente non è nell'identificazione dell'Europa in quanto nemica dell'Unione Sovietica, ma in quanto dell'Europa americana. Che l'Unione Sovietica prende delle precauzioni. Io sono tutto fuori che filo sovietico, oppure lo sono normalmente come non lo sono. Ma però evidentemente non si considerano Europa americana, questo è no sicuro. Ma questo mica da oggi, da sempre, in ogni caso. Però ma l'analisi, come loro, vedi, il loro armamento nucleare, quindi non è però che, il discorso è inquietante, è questo, perché Europa, se in effetti l'Unione Sovietica è un nemico, c'è un dato interessante che vorrei aggiungere a quello che diceva Krax. Vedi, Guttuso, chiaramente nessuno di noi vuole la corsa, anzi, si vuole un equilibrio. Il problema è questo, però. Gli occidentali, le banche e i governi occidentali, nel loro complesso, in questi anni, hanno fornito al blocco sovietico crediti per 80 miliardi di dollari. Ora, il banchiere Felix Rohatyn, quello che ha messo a posto il famoso bilancio del municipio di New York, ha fatto il calcolo che in dollari attuali gli aiuti del piano Marshall all'Europa occidentale corrispondevano una somma minore, ma in cambio ovviamente di amicizia e aiuto fornito a un'Europa che certamente in quel periodo, piano Marshall, non fabbricava armi, ma si ricostruiva, costruiva le industrie, l'agricoltura, i servizi, eccetera. Beh, sono anche altre l'Europa, l'Europa e gli Stati Uniti, gli occidentali nel complesso hanno fornito questi crediti a lungo termine a tassi agevolati, ma di quelli che si fanno ai paesi in via di sviluppo come la Somalia, al 7,8%. Ora, se noi vediamo che con queste risorse finanziarie loro
costruiscono degli arsenali missilistici, abbiamo qualche motivo di preoccuparci. Craxi diceva, quando c'è un divario di potenza sempre pericoloso, sì, è la famosa legge dell'attrazione del vuoto, che funziona anche in politica. Io prima volevo concludere dicendo, anche se l'Unione Sovietica non usa questa superiorità, ma la semplice possibilità teorica che possa usarla già è un'influenza politica, già è un'intimidazione, già è una forma di soggezione per noi, psicologico, politica, morale, come volete. Ecco, bisogna sanare questa situazione. Tutto qui. A questo serve. Ma nessuno di noi è bellicista o riarmista. A questo servono le trattative, sì, per questo noi siamo per la trattativa più in fondo possibile, a tempi più brevi e meglio. Ma se i tempi sono lunghi, che la trattativa continui e vada avanti, obbligando quelli che hanno più armi a ridurle, perché il problema è di ridurle, non di aumentare. Ah, beh, chiaro, ma è chiaro, ma noi non abbiamo... Ma la trattativa serve a questo. Scusami, se noi i nostri aeromisti sono zero, come facciamo a ridurre da zero? Vabbè, allora per... Comunque il negoziato, qui bisogna stare molto attenti, siccome io ho visto che c'è una tendenza, adesso anche commentando le elezioni tedesche, dice la fedeltà atlantica ha vinto, come se la socialdemocrazia tedesca non fosse sempre stata un partito, no? Di notevole e consistente fedeltà atlantica. E qui allora ogni stormir di foglia immediatamente si alzano i mistici della fedeltà atlantica. Il problema del negoziato è fondamentale, perché può determinare, del suo risultato, può determinare una svolta che varrà nei prossimi anni seriamente a condizionare le relazioni internazionali. E poiché noi siamo da un lato vigili, perché il problema della sicurezza vale per l'Europa e vale anche per noi. Noi non siamo l'isola di... No? Non siamo un'isoletta nel Mediterraneo, o una penisoletta. Noi siamo una grande nazione al crocevia di una regione importantissima nell'equilibrio mondiale. Quindi noi i problemi della sicurezza ci sono e le persone responsabili non possono non porsi il problema della sicurezza del paese. Ma siamo interessati ad un corso delle relazioni internazionali che non si irrigidisca e che non si richiuda in una corsa al riarmo, in una rigidità, perché è contro il nostro interesse, è contro il nostro modo di vedere lo sviluppo dell'umanità, ma è contro il nostro interesse anche, amici dell'Unione Sovietica, ma magari l'Unione Sovietica prendesse la strada dello sviluppo, fosse una società più aperta. L'Unione Sovietica, basta guardare la carta, che cos'è l'Unione Sovietica nel mondo, che cos'è? È una delle grandi valvole, potrebbe essere una delle grandi valvole del futuro dell'umanità, l'Unione Sovietica, con le sue risorse non sfruttate, con le sue possibilità. Noi siamo interessatissimi a che le cose cambino lì, perché le cose cambino nel senso che un sistema di relazioni internazionali più disteso e più normalizzato forse può favorire un corso diverso, no? Anche nell'Unione Sovietica. Scusa, sapere... Lucio, dobbiamo fare un piccolo ed ultimo stacco, prenderai tu la parola.